Ciao a tutti amici di Player Insider, siamo tornati su Ask le domande, forza, coraggio. Cominciamo subito con Luca Zampolini. Oh no, oh mio Dio, anche voi non inizierete la stronzara. Che hai detto stronza, proprio immaginando. No, stronzara è un'altra cosa. Che ha tot per fare tot, mamma mia. Non ho capito. Cioè praticamente ci contestava il fatto che avessimo chiesto la sfida dei 10.000 like. E devi sapere, probabilmente ti avrò anche risposto, però non mi ricordo. Devi sapere che sì, noi non abbiamo iniziato ora, ma tipo 700 anni fa. E soprattutto non per chiedere like, ma per fare la sfida 10.000 like, che però non faremo. La vogliamo dire questa cosa, che con i like non ci si guadagna niente in termini monetari, piuttosto semmai si guadagna un po' di visibilità, ma neanche. Nemmeno. Perché comunque questo video che ha avuto 9.500 like è andato molto peggio di un video che ne ha avuti 1.000 like. È vero, cioè, infatti, quindi non c'entra niente. Quindi caro Luca, stai tranquillo. Dragon Eyes on Fire, penso di parlare a nome di tutti dicendo che vorremmo vedere il ballo di Midna. Oh, finalmente il ballo di Midna arriverà, ragazzi, è già pronto. In realtà non l'abbiamo uscito perché vi vogliamo fare soffrire di più. No, scherziamo, perché semplicemente nel palinsesto stiamo un po' rivedendo tutto, sia sul primo che sul secondo canale, come vedete. E quindi diciamo che non l'abbiamo inserito bene in uno dei giorni. Comunque arriverà. Arriva molto presto, state attenti, occhio alla pagina Facebook, perché faremo dei conti alla rovescia. La cosa bella, sì, conti, perché non sei solo un conto. La cosa bella è che il ballo di Midna è una stronzata. Alla fine Midna, che è praticamente ripresa da video, spezzoni di video montati insieme. Ma non lo spoilerare! No, no, questo lo posso spoilerare, montati insieme in maniera tale che ne è uscito fuori un qualcosa di divertente. Però c'è qualche extra. Divertente, però la canzone è stata composta appositamente da un bravo ragazzo che compone, diciamo, queste cose. Quindi, occhio, e orecchio. Ed ecco qui Quert, il frigorifero è di destra, un conservatore. Wow. Auronzos Boronio, sapete come si chiamano le divinità con due palle così? Gli Zebedei. Perché hai avuto 9 like? Allora mi spiegate 9 persone. Tra l'altro non te ne puoi andare più perché qua c'è il muro. No, vabbè, io me ne vado lo stesso. Sì, me ne posso andare. Attenzione. No! Ecco, allora in realtà è messa a muro, vorrei farvelo vedere. Non farò la magia dell'editing. Non farò la magia dell'editing e continuo da sola. Bethesda Ubito. Mamma mia, ma sbaglio. Ecco la magia dell'editing, perché sennò lei legge male. Rieccomi qua. Ta-da-dan. Bethesda e Ubisoft stanno creando un gioco insieme ispirato alla pallavolo. Scommetto che sarà pieno di bugger. Beh, questa era bella. Perché bugger, sto tornato lì perché... Chi è? Come si chiama? Christian Daparé. Spero che si sia disiscritto. Non lo voglio vedere più, veramente. Ecco la magia dell'editing. Che cos'è la magia dell'editing? Dai. Dai. Non la taglierò dopo tutto. Ma... Oggi è il mio compleanno, potreste farmi gli auguri? Era un mese fa. Un mese fa, auguri? Ieri ho visto un cane lupo, non era né basso né alto, era balto. Ma a me fa ridere. E template again. Ma a me fa ridere. Però template again posso dire una cosa. 2 like. Cioè sei stracala. No, cioè da 180 like a 2 like. Mamma mia ragazzi. Cosa che è che è successo? Peppe Yep 93. Dotto, ma com'è che quando parlo nessuno mi crede? Ma quando mai? Ah, non è vero, non dire fesserie. Questo è bellissimo. Questo è d'autore. Ma mai va neanche un like? Perché una settimana fa e ormai YouTube penalizza chi scrive dopo, perché non lo vede nessuno e quindi non lascia i like. Che cazzata. Secondo voi un buon gamer come voi, che magari non tiene conto solo della grafica, ma si interessa pure della trama o altri dettagli del genere? Qual è la domanda? Non ho capito. Siete grandi. XD primo, salutatemi. Tom. Ma, caro Tom, non ho capito la Tom. Domanda. Sì, ti dico sì. La mia risposta è sì. Carmelo Miceli, una donna entra in un bar. Mi scusi, signor barista, un bicchiere d'acqua e menta. Lei è una donna splendida. Oh, grazie mille. E qua c'è l'acqua, bam! Ha mentito. Una donna d'acqua e menta. Quindi era brutta. Ma magari era bella, però questo era pupo.
Valmolco, cari Raiden e Midna, sono una principiante dei videogiochi. Bene. Ho sempre giocato avventure grafiche punta e clicca e pochi altri generi. Mi piacerebbe provare qualcosa di nuovo su P2, ma non sono un'esperta di titoli e controller adatti. Cosa suggerireste a chi come me vuole farsi una cultura videoludica ma non sa bene da dove iniziare? Bene, allora, diciamoci la verità. Sempre più frequentemente ci troviamo dinanzi a commenti del genere di gente che ci segue inizialmente magari per annunci lolli, no? Magari per la simpatia, no? Perché sto facendo tipo per la bellezza, magari per la bellezza di Raiden, per esempio Valmolco, tu sei uno da qua, per me ovviamente, ovvio, chiaramente, oppure la maggior parte perché vedono in te una fonte di ispirazione, esatto, una fonte di ispirazione, un marito bellissimo, bellissimo. Quindi sì, cosa consigliamo a Valmolco? Seguici, però magari vai un po' a ritroso. Noi abbiamo fatto soprattutto sul primo canale delle top parecchio interessanti, però c'è da dire una cosa: potresti semplicemente guardare degli hands-on, ovvero i nostri hands-on che facciamo qui sul primo, sul Ben Inside 2, insomma. E da questi, semplicemente guardando giocare, potresti appassionarti ad un titolo e poi proseguirlo per i fatti tuoi. Lo scopo degli hands-on fatti da noi è proprio questo, cioè non fare il walkthrough completo. Da noi i walkthrough, ragazzi, ci rompono le palle, ci scocciano, ma darvi un assaggio e poi magari approfondire per i fatti vostri. Però quindi quella è un'ottima idea. C'è una cosa: noi walkthrough però li facciamo dei giochi particolari, per esempio abbiamo fatto di Inside, l'abbiamo fatto di Gone Home. L'abbiamo fatto di Until Dawn, stiamo facendo di Virginia. Non sappiamo se sta proseguendo oppure no, perché in questo periodo mille impegni, ragazzi, però insomma siamo qua. Bene ragazzi, questo era Ask. E dai, No, non lo posso dire. Ask, vabbè, lo sanno, basta. Ask. Ask a Zazzo. Esatto. E noi ci vediamo alla prossima volta. Ci vediamo alla prossima volta. Stiamo rivalutando questa rubrica, forse la cambiamo comunque. Ciao. Ciao. Ah, e che cazzo, dopo 3 ore che mi stavo mangiando le unghie.